Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, un saluto particolare a te Franco e un complimento per la qualità del lavoro che svolgi e un ringraziamento per questo invito che anche oggi hai voluto rivolgermi. Ho preparato alcune slide di appoggio al ragionamento che voglio fare insieme a voi in apertura di questa bellissima manifestazione per la quale mi stavo appunto complimentando con te, che sei sempre attivissimo e organizzi sempre appuntamenti di grande qualità. Il titolo del mio intervento è Le pillole formative CIDA, ma è un pretesto ed è un progetto che illustrerò soltanto alla fine di questa mia conversazione, ed è un pretesto per fare un po' il punto, e quindi un cappello all'appuntamento di oggi, il punto sul grande impegno che CIDA attraverso le sue strutture regionali, CIDA nazionale e tutte le federazioni aderenti a CIDA, non da oggi ma negli anni, hanno attivato in favore dei nostri ragazzi e in un dialogo costante con le scuole. E dunque, andrò avanti su due fili di ragionamento, perché le linee di azione CIDA sono due in parallelo. Da un lato c'è questa ricca progettualità a cui facevo cenno un attimo fa, e dall'altro però c'è anche una interlocuzione continua e qualificata col decisore politico, perché noi abbiamo una precisa idea di quali dovrebbero essere le linee di miglioramento del nostro sistema educativo, e dunque attraverso questa interlocuzione tentiamo di promuovere quell'innovazione, quel cambiamento di cui siamo fortemente convinti. E parto proprio da questo, vi faccio rapidamente una sintesi del dialogo con le istituzioni, così come si sta intensificando in questo ultimo periodo, proprio in relazione agli eventi più recenti. Questo perché CIDA è convinta che il capitale umano sia la spina dorsale del nostro paese. Siamo quindi convinti della necessità di un investimento forte, strategico nell'istruzione e nella formazione, e abbiamo anche la presunzione di possedere quelle competenze e quelle conoscenze tali da consentirci di dare al decisore politico dei suggerimenti fondati su dati di conoscenza e competenza, come dicevo, e che sia questo il momento, come dicevi tu, Franco, in apertura, da cogliere, perché abbiamo proprio l'occasione di incidere quel cambiamento di cui la nostra scuola ha bisogno. Come dicevo, l'impegno di CIDA non è solo odierno, tanto che già qualche anno fa la Presidenza nazionale aveva attivato un gruppo di lavoro che aveva messo a fuoco la situazione del nostro sistema di istruzione e formazione, elaborando una serie di tesi, un documento in forma sintetica che, analizzando la situazione, propone, ed è ancora attualissimo, è per questo che io ve lo richiamo, propone quelle che sono le nostre linee di azione. Ovviamente questi interventi che avevamo già evidenziato diventano urgenti a seguito del verificarsi della pandemia. E allora dico quali sono, a nostro avviso, sinteticamente, le criticità della scuola. Naturalmente una scuola innovata al passo coi tempi ha bisogno di operare con una infrastruttura digitale che sia adeguata, e questa non è la situazione del nostro paese. C'è la necessità poi di un patrimonio edilizio che sia sicuro, non abbiamo più voglia di sentire annunci sui giornali, sui telegiornali di crollo di controsoffitti, di crollo di solai, di incidenti nelle nostre scuole, perché le scuole devono essere un luogo sicuro, ma abbiamo anche la necessità che i luoghi in cui si fa formazione, insegnamento, apprendimento siano luoghi deputati a questa attività, cioè luoghi costruiti appositamente e che non possono più essere schiere di banchi fissi per una didattica di tipo trasmissivo. Questo perché noi abbiamo una scuola che non motiva più, una scuola che non attrae, tassi di dispersione e divari nei diversi territori che ci danno conto di risultati nell'apprendimento ancora peggiorati ulteriormente a seguito del lockdown e della crisi pandemica. E quindi abbiamo una scuola che, invece di essere un ascensore sociale, invece di premiare i meritevoli e di colmare le lacune di partenza, in realtà è una scuola che riproduce i divari determinati dal fattore socio-economico di provenienza. Ecco, queste sono le criticità, insieme poi
a quello che denuncia continuamente il mondo dell'impresa, il mondo del lavoro, e cioè che le figure professionali di cui c'è bisogno non si trovano sul mercato del lavoro, e questo vuol dire che c'è un disallineamento tra i percorsi formativi del nostro sistema dell'istruzione e le richieste che vengono dal mondo del lavoro stesso, per non parlare poi dell'eccessiva burocratizzazione dei processi amministrativi. Allora, in quest'ottica noi avevamo già, come vi dicevo, individuato delle soluzioni che sono diventate ancora più urgenti a causa della pandemia, perché non avere immediatamente disponibile personale supplente per coprire l'orario ordinario di cattedra o anche per fare le sostituzioni che sono frequenti a causa del verificarsi di contagi è un problema serio di gestione delle classi. C'è il problema del trasporto pubblico locale, c'è il problema della sanità territoriale che non riesce a tenere l'impatto e quindi a tracciare con tempestività i contagi e i contatti e a darci quindi la situazione chiara di chi va messo in quarantena, chi in isolamento. C'è un problema di non avere spazi adeguati per un distanziamento che eviti il contagio o sistemi di areazione che possano consentire una maggiore tranquillità nelle nostre classi. E allora ovviamente è facile l'individuazione di interventi e sono quelli che vi presento in questa slide, tra i quali però voglio sottolineare particolarmente la necessità di disporre di un corpo docente che sia veramente qualificato ed aggiornato sulle più moderne metodologie didattiche. Per fare questo abbiamo bisogno di una campagna di formazione degli insegnanti significativa, oltre che a riformare le modalità di reclutamento del corpo docente, andando proprio ad attrarre alle scuole le persone con maggiore attitudine alla docenza e che possiedano le migliori competenze e le competenze più aggiornate. Ci sono poi misure che sono da sempre estranee alla scuola, come quella della valutazione della carriera. Io parlo in un contesto allargato di colleghi che appartengono al mondo dell'imprenditoria, dal mondo dell'azienda, che senza questi sistemi ovviamente la gestione del personale risulta assolutamente inefficace, come voi potete facilmente capire, e tuttavia nel mondo pubblico questi concetti che noi nei quali noi crediamo fermamente, trovano grande ostilità. E dunque, queste tesi che avevamo così, diciamo, chiaramente evidenziato e denunciato, le abbiamo presentate proprio alla vigilia della pandemia in un evento pubblico al CNEL, al quale era presente anche l'allora ministro Azzolina. Poi sappiamo che i ministri si alternano con molta velocità, purtroppo, nel nostro paese, e vengo subito quindi a un fatto veramente importante che è accaduto con l'odierno governo, e cioè il fatto della sottoscrizione da parte di CIDA, dopo la partecipazione a un dialogo e quindi a un tavolo di confronto, di un patto importante, il patto per mettere la scuola al centro del paese. Il 20 maggio tutte le confederazioni hanno sottoscritto col governo presso Palazzo Chigi, rappresentato dal ministro Bianchi, questo forte impegno che noi abbiamo sottoscritto per senso di responsabilità, ma già allora avevamo sottolineato il fatto che a nostro avviso ci vuole maggiore coraggio nell'affrontare il problema della scuola. In quel patto mancano delle misure, degli impegni che invece a nostro avviso sono da prendere assolutamente relativamente alla governance delle istituzioni scolastiche, la sovrapposizione tra le competenze dirigenziali degli organi collegiali, la mancanza di figure intermedie, dei quadri che valorizzino le professionalità organizzative della scuola, e poi ovviamente siamo un sindacato e quindi non possiamo non pensare alla problematica delle retribuzioni dei dirigenti scolastici che hanno molte responsabilità, come sarà evidente anche nella giornata di oggi, ma come è apparso evidente con la pandemia, perché la scuola è finita sotto un faro di attenzione da parte di tutta la società, e però diciamo sono il fratello povero rispetto a tutta la dirigenza del nostro paese. Ecco, dicevo, quel patto ha aperto un dialogo istituzionale serrato e quindi siamo stati convocati spesso a confronto col ministro Bianchi ad affrontare molti problemi. Qui vi metto rapidamente, e poi le slide saranno a vostra disposizione, quindi potrete approfondire se ne avrete la curiosità, i diversi appuntamenti che seguono a questo impegno preso con il governo. Abbiamo enunciato quali sono le priorità rispetto a tutti gli impegni.
e sottolineo di nuovo il discorso dell'edilizia, della formazione, ma anche l'importanza di un orientamento maggiormente efficace dei ragazzi e di individuare delle misure per un collegamento stabile tra il sistema dell'istruzione e quello del lavoro. Noi non avevamo accolto con favore il cambiamento che era stato introdotto per via normativa e che, come tu Franco dicevi all'inizio, ha trasformato l'alternanza scuola-lavoro in percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Vogliamo parlare senza ambiguità di esperienze che sono altamente formative che i ragazzi debbono fare all'interno del mondo del lavoro, non per un avviamento precoce al lavoro, ma perché attraverso quelle esperienze riescono ad avere maggiore chiarezza rispetto alle proprie attitudini, oltre che alle potenzialità, e quindi a fare poi delle scelte maggiormente consapevoli. Anche sulle priorità del PNRR abbiamo discusso col ministro Bianchi. Questo imponente piano porterà al sistema scolastico degli investimenti mai visti prima nella scuola, sui quali siamo concordi, che sono tutti quanti da definire nel loro dettaglio. Quello che abbiamo, tra le altre cose, dichiarato al ministro Bianchi è la necessità di monitorare attentamente l'andamento, l'avanzamento di queste progettualità, di evitare che ci sia una distribuzione di fondi di cui poi non si monitori e valuti l'efficacia. Sono difetti non estranei, purtroppo, alla storia del nostro paese. Il vero problema non è tanto fare dei piani, quanto piuttosto, eseguire questi piani e questa volta abbiamo un impegno verso l'Europa che è un impegno molto stringente anche in termini non solo di obiettivi, ma anche di tempi di realizzazione. E ancora è sul tappeto la riforma degli istituti tecnici superiori, gli ITS, insieme a quella degli istituti tecnici e professionali. Di questo abbiamo ragionato alla fine d'agosto. Siamo fortemente convinti della necessità di ampliare il sistema degli ITS che hanno dimostrato, sia pure per un troppo esiguo numero di ragazzi, di formare dei tecnici, di avere la capacità di formare dei tecnici altamente qualificati, che sono proprio ciò di cui ha bisogno il nostro sistema produttivo, tanto che le percentuali di inserimento del mondo del lavoro a breve distanza dal conseguimento del titolo superano ampiamente il 90%, quindi sono delle soluzioni formative di grande successo che dobbiamo potenziare, dobbiamo allargare nel nostro paese. C'è poi anche la necessità di dare maggiore efficacia al sistema tecnico-professionale proprio per formare questi tecnici di cui il nostro paese ha grande bisogno. E ancora poi naturalmente la discussione sul rinnovo del contratto che è imminente, ci auguriamo, nell'ambito della quale abbiamo fatto delle proposte che non sono soltanto le classiche proposte di riconoscimento economico adeguato alla responsabilità, ma anche di un'innovazione delle norme del nostro contratto che ci avvicini poi ai contratti anche della parte privata, e cioè che dia un sistema di welfare che è proprio estraneo alla nostra professione. Bene, sarà sicuramente arrivato all'attenzione di molti perché sono state riempite pagine di giornali, la problematica dei protocolli della sicurezza nell'ambito delle scuole. Avrete sicuramente sentito parlare del fatto che l'associazione ANP, che aderisce alla Federazione della Funzione Pubblica e quindi è dentro la nostra Confederazione CIDA, non aveva firmato il protocollo per la sicurezza perché è un documento non chiaro nel quale non si afferma con chiarezza che coloro che non intendono vaccinarsi non possono usufruire dei finanziamenti della scuola e quindi non possono avere tamponi gratuiti, devono far fronte da soli a questa necessità. Ecco, per questa ragione ANP non aveva firmato e questa è la ragione per la quale, avendo poi il Ministero fatto chiarezza in maniera molto concorde alla nostra posizione sul fatto che è escluso il rimborso dei tamponi al personale non vaccinato, ecco, quando siamo stati chiamati come Confederazione questa volta al tavolo per definire il protocollo d'intesa per garantire la ripresa in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, un sistema che è pubblico ma è anche privato, come tutti sapete, ecco, in quella occasione noi eravamo pronti a firmare, perché in quel documento il richiamo alla posizione ormai ben definita del Ministero
c'era ed era chiaro, con richiamo alla nota dell'agosto scorso, la nota 900, e invece l'accordo è saltato perché le confederazioni hanno voluto mantenere questa loro ambiguità e quindi hanno fatto saltare questo tavolo. Quindi, come vedete, siamo presenti, siamo partecipi, abbiamo l'occasione di dire la nostra sui tanti problemi. Questa è la parte, come vi dicevo, di impegno istituzionale di CIDA, ma poi c'è tutta un'ampia progettualità concreta e volontaria dei manager della Confederazione, delle federazioni, di cui oggi avremo una vetrina prestigiosa. E allora, a questo proposito, voglio ricordare che successivamente alla introduzione dell'obbligo dell'alternanza scuola-lavoro, che era stato sancito dalla legge della buona scuola, CIDA si era subito attivata per stilare un protocollo col Ministero dell'Istruzione, allora MIUR, era allora un unico ministero, istruzione e università, ora i due ministeri sono separati, e quindi avevamo siglato nel 2017 un protocollo triennale per l'alternanza scuola-lavoro, dando la disponibilità dei nostri manager ad impegnarsi per sostenere le attività e l'obbligo scolastico dell'alternanza scuola-lavoro, che poi si è trasformato in impegno a favorire e sostenere le scuole nella realizzazione dei percorsi PCTO. Ecco, questo abbiamo presentato al Ministero un report a conclusione del triennio, dal quale si evince che sono state realizzate circa 100 distinte iniziative su tutto il territorio nazionale. All'incirca 15.000 studenti sono stati raggiunti dalla nostra attività, individualmente supportati dai nostri manager. 650 manager su tutto il territorio nazionale hanno affiancato le attività degli studenti delle nostre scuole. Questo è stato un arricchimento anche della capacità formativa delle imprese, oltre che naturalmente un intervento molto qualificante in direzione degli studenti per il loro orientamento e per lo sviluppo delle cosiddette soft skills che sono così richieste dal mondo del lavoro. Quando parlo di tutte le federazioni che appartengono a CIDA e che sono tutte impegnate su questo fronte, mi riferisco naturalmente ad un mondo molto ampio e variegato che mi fa sempre piacere quando intervengo a nome di CIDA a ricordare, e lo faccio quindi attraverso questa slide in cui è evidente come ci sia l'impegno ovviamente dei dirigenti industriali che ospitano oggi questa manifestazione insieme a CIDA Lombardia, ma anche i dirigenti del commercio, delle assicurazioni, i medici, l'agricoltura, ovviamente il mondo pubblico al quale io appartengo, le banche, la Consob, insomma veramente tutta la classe dirigente del paese è il mondo CIDA, un mondo che rappresenta i dirigenti in ogni ambito socio-economico, pubblico e privato, con una tradizione e dei valori che hanno radici lontane, oltre i 70 anni. Ecco, permettetemi sempre, ma mi fa davvero piacere ogni volta ricordare qual è il prestigio della nostra confederazione. Ecco, quindi vi dicevo, abbiamo fatto il punto dell'impegno triennale e stiamo dialogando col Ministero per rinnovare questo protocollo. Siamo in attesa, sono già diversi mesi, però ovviamente il dialogo, le fasi burocratiche con le amministrazioni non sono mai semplici, però noi siamo a disposizione per portare avanti progetti sulla falsariga di quelli che sono stati realizzati e anche ulteriori progetti innovativi che sono stati progettati dalle realtà territoriali di CIDA e dalle federazioni e anche dalle sedi territoriali delle federazioni. Ovviamente si tratta di esperienze che vogliono promuovere un'adeguata cultura del lavoro e la cosa interessante è che non ci dimentichiamo di intervenire non soltanto sul segmento dei tecnici e dei professionali che tradizionalmente sono più abituati a dialogare col mondo del lavoro da sempre, anche se non c'era l'obbligo. I migliori studenti degli istituti tecnici, degli istituti professionali avevano l'opportunità di fare delle esperienze di stage o delle esperienze di formazione, di orientamento in contatto con le imprese del territorio. La novità è questa necessità di
aprire forme di dialogo e percorsi di orientamento anche per il segmento liceale, che è quello più chiuso in realtà ad esperienze di questo tipo, e noi su questa sfida non ci tiriamo indietro. Quindi, pur essendo il segmento liceale quello tradizionalmente meno orientato al dialogo del mondo del lavoro, noi non ci dimentichiamo di focalizzare la nostra proposta anche in direzione di questo segmento scolastico. Una proposta che, volendo riassumere come dicevo, circa 100 progettualità che possiamo mettere in campo, è una proposta che va da attività di orientamento ad attività di vera e propria impresa formativa simulata, e nel programma di oggi ci saranno anche appunto dettagliati report di esperienze di questo tipo, e poi anche esperienze di shadow manager e un fitto palinsesto di workshop tematici e giornate seminariali di approfondimento che vengono organizzate con le scuole e per le scuole dalle nostre strutture territoriali. Ecco, cosa cambia nel prossimo triennio rispetto a quello che è stato fatto? Qual è l'elemento di novità? L'elemento di novità nasce proprio dall'esperienza della pandemia, che ha trasferito tutto ciò che era possibile trasferire in attività online, facendoci rendere conto che molte attività online sono ugualmente efficaci ed anche consentono di raggiungere territori nei quali, essendo meno densa l'offerta, perché meno presenti sono grandi aziende capaci di accogliere numeri importanti di studenti, quali sono quelli delle scuole, la possibilità, dicevo, di raggiungere queste classi da remoto fa sì che la nostra capacità progettuale sia notevolmente ampliata. Quindi sicuramente continueremo a fare proposte che si realizzeranno su piattaforme online, riuscendo così a dare un contributo con competenze, con capacità che ci consentono di operare in questo contesto di elevata complessità e competitività del mondo del lavoro, per accompagnare gli studenti in un percorso in cui quello che è importante non è tanto avere conoscenza di che cosa si fa all'interno di uno specifico contesto produttivo, ma avere attraverso questa esperienza la possibilità di conoscere meglio se stessi. Questo è l'orientamento. L'orientamento non è l'informazione di quali sono le opportunità di lavoro del territorio, questa è la parte più facile. La parte più difficile è invece instaurare un rapporto uno a uno con ciascuno studente per far sì che possa crescere, quindi accompagnare i ragazzi nella crescita, nella consapevolezza di sé, in modo che nei diversi passaggi della vita, nelle diverse transizioni che sono naturali di crescita e di scelta anche di vita, abbiano quegli strumenti di consapevolezza che gli consentano di fare scelte che siano poi efficaci, che incontrino anche le possibilità del contesto produttivo vicino o anche più lontano sul territorio. Ci siamo accorti però che ovviamente interagire online con i ragazzi richiede competenze che probabilmente non tutti i manager volontari possiedono, e questa esigenza è venuta dai manager stessi, che hanno quindi chiesto a CIDA nazionale di rendere disponibili delle opportunità di formazione per essere più efficaci. Ecco, la concretezza, la competenza dei manager ha fatto sì che venisse individuata una criticità che si stava determinando e che si disponesse la sua risoluzione. E questo è il progetto Pillole formative CIDA che ha dato il pretesto a questo mio intervento di oggi. Ci è stato appunto detto, come era prevedibile, che per tenere ingaggiato un ragazzo ore davanti ad uno schermo, in realtà i nostri progetti poi hanno degli appuntamenti che sono più snelli, come è naturale, però dovete immaginare che tutto il tempo scuola si è svolto in alcuni periodi, specialmente in alcuni territori del nostro paese, e per le scuole secondarie di secondo grado, il tempo scuola si svolgeva completamente a distanza, e dunque, anche se i nostri appuntamenti avevano la durata di 45 minuti, un'ora, però il ragazzo poi aveva numerose ore della sua giornata impegnate davanti a uno schermo. E allora c'era la necessità di
essere capaci di proporre un dialogo che fosse un dialogo in due direzioni, non semplicemente una trasmissione di conoscenze, che tenesse alti i livelli di attenzione dei ragazzi e che utilizzasse anche dei linguaggi diversi dal linguaggio verbale, con l'utilizzo di immagini, di video, con la possibilità di avere degli ambienti in cui far lavorare i ragazzi per sottogruppi, realizzando dei project work collaborativi, producendo dei contenuti originali. Ecco, tutto questo noi abbiamo cercato di favorirlo, realizzando questo percorso formativo che è disponibile sul sito di CIDA, al link che io vi ho anche messo nelle slide. Per entrare bisogna avere una password che si può facilmente avere dalla segreteria CIDA, che non ho voluto mettere ora così nelle slide, immaginando che possano avere una circolazione più allargata. Sono delle clip di una durata media che va dai 5 ai 7 minuti, quindi molto brevi, però anche efficaci, il cui palinsesto è stato appunto suggerito da coloro che erano sul campo, dei percorsi monotematici che sono fruibili anche indipendentemente l'uno dall'altro e che vogliono dare un supporto metodologico per questo tipo di interventi. Ci sono poi anche dei link di approfondimento che rimandano ai siti web ufficiali di alcune applicazioni che all'interno di queste pillole sono consigliate e che sono liberamente raggiungibili. Ecco, vi ho messo qui una schermata. Questo progetto è stato diffuso nella primavera scorsa. Ho chiesto pochi giorni fa di avere un monitoraggio dell'utilizzo di queste risorse e quindi vi posso dichiarare che una settimana fa, il 24 settembre, le visualizzazioni in totale erano oltre le 2000, vedete circa 2300. Ovviamente le risorse sono a disposizione e quindi l'obiettivo di presentarvele oggi è anche quello di consentirne una ulteriore diffusione all'interno dei manager volontari che sono impegnati nei progetti in questo anno scolastico. Ve ne do una rapidissima panoramica, vedete, ci sono dei video dedicati all'approfondimento della differenza tra fare formazione a distanza e formazione in presenza, video sulle soft skills in paragone con le hard skills, video proprio sul coinvolgimento, sul mantenimento dei livelli di attenzione. Il modulo relativo all'introduzione alla formazione, come era prevedibile, è quello che è stato maggiormente visualizzato, ma ci sono tassi di visualizzazione soddisfacenti e significativi per tutto il palinsesto. È singolare, quindi ve lo riporto, il fatto che il video ad oggi più seguito è quello relativo all'impostazione della voce. Anche di questo abbiamo voluto parlare, e cioè del fatto che bisogna disporre di strumentazione adeguata, naturalmente, una linea stabile, un microfono, una webcam che consentano un audio, un video adeguati, però bisogna anche parlare in un modo tale da catturare l'attenzione. Su questo una persona esperta dà degli opportuni consigli. Questo per dire che abbiamo affrontato la tematica in maniera molto ampia e da tanti punti di vista. Ecco, vi do ancora qualche schermata in cui potete vedere poi che ci sono dei suggerimenti più tecnici rispetto all'utilizzo di strumenti collaborativi, Mind Map, Kahoot, Plicker e tanti altri, tanti altri. Questo è proprio uno screenshot tratto dal sito CIDA, dall'area riservata in cui potete trovare queste risorse e vi ho ingrandito quel riquadretto che vedete in alto a destra, da cui si possono vedere le diverse categorie in cui sono riordinate tutte le video lezioni, all'interno delle quali quindi sono affrontati tutti i temi di cui ho cercato velocemente di darvi una panoramica e sono anche presentate negli aspetti principali le modalità d'uso delle principali applicazioni che consentono di produrre video lezioni oppure di fare interazione sincrona con i ragazzi in una maniera partecipata, collaborativa, efficace e motivante. Con questo io ho concluso, spero di avervi incuriosito e auguro a tutti un buon lavoro per il resto della intensa mattinata. Grazie a tutti. Grazie Licia, sicuramente creeremo un documento nel quale, oltre all'accesso alle registrazioni video della giornata, metteremo a disposizione anche i documenti e le presentazioni in modo tale che insegnanti,
docenti, studenti possano accedere più facilmente alle informazioni.